Presidente Zaia, l'orgoglio di essere a manifestazioni come questa? Ma direi la vetrina internazionale per eccellenza, del resto non poteva che essere così. Il Veneto fa 9 milioni di ettolitri ed è il primo produttore nazionale. 620 milioni di fatturato, una vetrina che comunque si candida ad essere riferimento internazionale per l'Expo 2015. La qualità? Non me li dovete chiedere alla fiera. Il Veneto presenta il Vinitaly, presidente, forte proprio dei suoi numeri. Ma per noi il comparto viticolo enologico rappresenta circa 75.000 ettari a coltivazione, 28.000 aziende agricole, 26.000 addetti e un fatturato che vale circa 620 milioni di euro. Per noi è una grande occasione perché dei 9 milioni di produzione di ettolitri che produciamo, 4 milioni e 4 sono a denominazione DOC e DOCG. Quindi la promozione del binomio prodotto-territorio per noi poi si traduce in fatturato. Quindi la scelta della qualità per poter uscire dai momenti di crisi, il vino è qualità? In un contesto nel quale la produzione mondiale è ormai è sostanzialmente in linea con i consumi, c'è una forte richiesta di prodotto non anonimo ma di prodotto legato ai territori ed è esattamente quello che il Veneto sa produrre, ovvero vitigni di valore unico, basti pensare a temi come quello della Marone e quindi con il Valpolicella, le colline del Prosecco e il Prosecco di OCG e DOC, insomma tutto quello che noi sappiamo fare.